Smarty Pants, Teleblogo Torino. Oggi giovedì 25 maggio, torniamo a dedicarci degli appassionati di cinema. Ci dispiace un po' interrompere la dolce voce della nostra nuova conduttrice, però... Questa dolce nuova conduttrice. Dolce nuova conduttrice, però abbiamo avuto una tristissima notizia, cari amici di Teleblogo. La dai tu? Perché do da lei la brutta notizia? Io sto bevendo. Oggi, 25 maggio 2006, secondo fonti certe, finirà il mondo. Quindi, se voi state vedendo queste immagini, in realtà non sono state registrate oggi, ma ieri. Cioè oggi, 24 maggio 2006, quando il mondo era ancora bello, c'era addirittura il sole. Cioè oggi? Oggi, cioè, ma domani non ci sarà più. Vabbè, cioè e oggi... domani che sarà il domani di domani, esatto. Il mondo non ci sarà più. Quindi, fate tutto quello che avete sempre sognato di fare. Dite tutto quello che non avete mai avuto il coraggio di dire. Fulvio, su di te ci sarebbe da aprire un libro praticamente. Io bevo il mio Murazzi Libre. Anch'io. Alla tua salute. Allora, io ho tutta una serie di cose da dire. Ma dovevamo fare la gag. Ah sì? Eh sì. Ma non c'è tempo per le gag, sta per finire il mondo, oh, cazzo. Cristo, sta per finire il mondo. Vabbè, stasera trombiamo. Cioè, non io e te. No, non... Come potete vedere, questo è il sito che comunica la tragica notizia. Attenzione, sta per finire il mondo. Quello che vedete è l'autore della profezia. Voi non dareste credibilità ad un uomo così? Ma hai visto cosa c'è scritto? Che è Eric Julien. Sì, ma c'è scritto che è autore di un libro che è stato già pubblicato in Francia. Sta per essere tradotto in inglese come The Science of Extraterrestrials. Ma come sta per essere tradotto? Il mondo finisce oggi. Cioè domani? Cazzo. Che per noi è oggi. Per noi è oggi. No, per noi adesso è domani. Sembra Mangoni il tipo comunque. Ho capito, ma cioè perché fai pubblicare? Perché fai fare del lavoro della gente che tanto il mondo finisce? Ma perché lui ha i contatti fisici con gli extraterrestri? Quindi sta scappando. Ho capito. Ma come si svolgerà la fine del mondo? Torniamo su. Vediamolo. Il 25 maggio 2006 si verificherà uno tsunami gigantesco nell'Oceano Atlantico, causato dall'impatto del frammento di una cometa che provocherà l'eruzione di vulcani sottomarini. Onde alte fino a 200 metri raggiungeranno le linee costiere situate sopra e sotto il Tropico del Cancro. Anche tutti i paesi confinanti con l'Atlantico verranno colpiti, in modo più o meno grave. Questo sito è dedicato alla vita, alla responsabilità civica e all'informazione. C'è ancora tempo per salvare delle vite, grazie della vostra partecipazione a questa iniziativa di allerta mondiale. Eric Julien. Perché i TG non ne hanno parlato? Detto ciò... Ragazzi miei, io non lo so come fare, cioè, se voi vedete queste immagini siete tra i pochi privilegiati che non hanno assistito alla fine del mondo e potete vedere Teleblogo. Ma il nostro consiglio è questo, scopate. Sì. Cioè, io questa sera ho chiamato la mia fidanzata e le ho detto, guarda, sta per finire il mondo, lo dice anche un sito internet, e vado a scopare a giro. E lei non se l'hai presa? No, mi ha detto tanto, io l'ho già fatto, fai pure. Non avevo bisogno di aspettare la fine del mondo. Esatto. Beh, neanche la tua, però, eh. Ma tanto finisce il mondo, che cazzo te ne frega di un paio di corna in più o un paio di corna in meno? Brindiamo agli spettatori di Teleblogo. E lasciamo che la nostra Manuela dia l'appuntamento, la nostra... dolce e bella, bella e nuova conduttrice Manuela, dia l'appuntamento a domani. Che non ci sarà, perché finisce il mondo. Quindi, è un lancio inutile. Ma noi l'abbiamo fatto e quindi lo mettiamo. Per oggi è tutto, noi ci rivediamo lunedì e domani va in onda l'ultima puntata di Nunca Mai, la marea nera, il documentario di Stefano Lorenzi, Federico Micali e Teresa Paoli. Ah, aspetta. Volevo fare i saluti a Serena. Ah, è vero. Ma tu l'hai più vista Serena? Io no. Ma non stava facendo il corso di aggiornamento? Secondo me Serena è stata talmente avanti che aveva capito che stava per finire il mondo e niente, se n'è andata, lungimirante. Ciao Serena. Ciao Serena. Se stai veramente facendo il corso di aggiornamento, smetti pure che tanto non serve un cazzo perché finisce il mondo domani. Cioè oggi. Domani. Però sarà oggi. Domani. Sì, però tu hai riflettuto su una cosa. Adesso a parte tutto, no?
Noi abbiamo registrato tutta sta minchiata oggi, però la mettiamo online in modo che venga su domani, no? Domani. Ma domani non c'è più. Quindi dobbiamo metterla oggi. Non mettiamola. No. Ce la teniamo per noi. Sì. Cioè o per noi. I posteri che sopravviveranno e saranno contenti di ricordare l'umanità così. L'umanità nel 2006 è un dito puntato verso la telecamera. Dobbiamo essere più allarmistici, secondo me. Ma è bellissimo, ma ci stai guardando. Cioè, è bellissimo. Qual era il preambolo? Sì. Qual era il preambolo? Il preambolo era fate tutto quello che avreste voluto fare. Boh. Vabbè, beviamo, fumiamo. Cioè, tu fumi, io non fumo più. Puoi ricominciare a fumare, tanto non c'è domani. Sì, cioè, lei mi ha detto vado anch'io. Cioè, mi ha detto... In realtà mi ha detto, ah vabbè, io l'ho già fatto. Quindi... Non ho avuto bisogno di... Ti prego, facciamolo. Serissimi. Serissimi. Pronti? E allora scusate se rinforzo un po' il cocktail, ma sta diventando serissima la cosa. Allora, praticamente dicevo, cari spettatori di Teleblogo, che... Se il deficiente qui la smette di ridere. Ah, tra l'altro questo cocktail è giusto. Rido perché è meglio morire col sorriso. No, ma è giusto che lo sappiano gli spettatori. Questo cocktail si chiama Murazzi Libre. Rum e chinotto. Il chinotto non ci ha pagato minimamente, no. Però è molto buono. Diciamo anche che il copyright, sì, è dell'altro autore di Teleblog. Sì, Alessandro. Che adesso non è qui perché si è già portato avanti con lavoro sulla fine del, sì, mondo. E lui non ha problemi in questo senso.